Ciao e buonasera a tutti e benvenuti al 67° podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 20 gennaio 2013. Io sono Vincenzo Corbato, uno dei coordinatori del Movimento Italiano, coordinatore del GDL Nuovi Arrivati e del gruppo Napoli. E quest'oggi vi intratterrò con notizie nazionali e qualche altro progetto che abbiamo strutturato. E innanzitutto vi auguro buon anno per questo nuovo podcast di inizio anno e quindi vi esorto a leggere con ancora più passione le nostre novità e a parteciparvi. Benissimo, possiamo anche cominciare con le news italiane. Ok, terza edizione del Movimento Zeitgeist su Rai News 24. Per la terza volta siamo stati citati nella rubrica redatta da Roberto Natale su Rai News 24 che si chiama Scenari. Nella puntata Soldi in tasca, precisamente abbiamo avuto circa 2 minuti di spazio nella puntata in cui si è parlato del Movimento Zeitgeist come una delle novità che sono sorte in rete da un po' a questa parte, soprattutto per ridefinire e ridisegnare la nostra società, partendo innanzitutto da quella che è la cultura, infatti ci definisce cambiamento culturale, per poi anche entrare anche nei meriti economici. E quindi noi dal servizio di Roberto Natale giustamente si espone la volontà del Movimento Zeitgeist di non porre più in maniera centrale la moneta, il denaro e la finanza speculativa, come è oggi ovviamente, come è noto a tutti, oggigiorno. Però ha fatto vedere anche una cosa che secondo me è inesatta, infatti il Roberto Natale dice che andando sul portale internazionale e facendo mostrare uno screenshot che non corrisponde a quello ufficiale, al movimento internazionale, dice che comunque il movimento è poco vivace e quindi non si sta attivando molto. Ovviamente senza entrare nei meriti del giornalista che ha fatto questa indagine, mi ha fatto assolutamente piacere, penso che a tutti ha piacere il fatto di essere stati citati per la terza volta, sempre dallo stesso Roberto Natale nella sua rubrica, però ovviamente doveva innanzitutto informarsi e andare soprattutto nel nostro sito ufficiale perché avrebbe visto parecchie iniziative sia sulla rete che nella vita reale, che diciamo sono abbastanza importanti, almeno per noi. Quindi per un dovere di cronaca mostrare quelle. La prossima volta ci impegniamo a contattare Roberto e esporgli queste nostre critiche e la prossima volta se sarebbe interessato quella di magari di partecipare con un'intervista visto che espongono sempre le solite interviste fatte a Peter Joseph su Russia Today. Quindi cerchiamo di muoverci anche in questo campo e siamo contenti di essere apparsi per la terza volta sui media convenzionali. Prossima notizia. Progetto Zeitgeist fuori dalla rete, che partirebbe oggi. Infatti qui abbiamo la coordinatrice del GDL Sociologia e Comunicazione, la dottoressa Alessandra Pace, e che ha avuto un'ottima idea, quella di incominciare a intervistare le persone che hanno comunque dimestichezza, sono simpatizzanti o meglio ancora attivisti del Movimento Zeitgeist, e fargli raccontare un po' la loro esperienza nella vita di tutti i giorni, soprattutto rapportandosi con questo tipo di società e poi quello che cercano di fare per muoversi attraverso una società sostenibile, una transizione, ovvero tutti quei valori che ci accompagnano nel nostro movimento come in tanti altri. Oggi abbiamo anche l'intervistato che sarebbe Andrea Passerini, cercheremo nella parte finale di questo podcast di ascoltare appunto questa intervista e un po' quello che stanno facendo insomma. Quindi a dopo e vi ringrazio innanzitutto e vi rimando a dopo. E finisco queste ultime notizie e poi avremo tutto lo spazio dedicato a voi. Sì, cercheremo di essere sintetici, di portare qualche dato statistico con numeri alla mano e poi lasceremo uno spazio di 10 minuti al nostro intervistato di questa sera. Ora ti lascio la parola per sentire le news di questo inizio anno. Sono 2 post raccolti insieme, abbiamo rilasciato la pillola di Daniele Podiche e di Davide Gaulli, cioè uno è il coordinatore del GDL Tecnologia, cioè Daniele Podiche, e poi di Davide Gaulli che è il coordinatore del gruppo di Milano, sono i loro talk che hanno presentato al summit di Firenze 10 più 10
Daniele ha parlato di stampanti 3D, quindi da come reperire i progetti in rete, come realizzarsela a più basso costo possibile, cosa si può realizzare da materiali comuni al cioccolato, alle possibili applicazioni che si possono fare in futuro, quindi stampare organi, case, eccetera. E quindi far vedere un po' questo nuovo modo di fabbricare e di anche liberare la nostra creatività attraverso questo strumento che sta diventando sempre più a basso costo e sta diventando sempre più efficiente, ovviamente trattandosi di device costruiti anche in open source. Poi Davide ha mostrato prima di lui nel suo talk la filosofia open source e Creative Commons, quindi ha fatto prima un breve accenno storico di come si è creato il software libero, quindi citando Richard Stallman, di come è nato l'open source, successivamente il Creative Commons, quindi stiamo parlando delle licenze libere, licenze che possono essere riutilizzate per far crescere la cultura, per diffondere l'open access a tutti quanti in qualsiasi merito. Infatti abbiamo anche tradotto ulteriori articoli che vi mostrerò successivamente. Tutti e due bellissimi questi talk, tutti e due assolutamente da guardare, e li vedrete anche nella descrizione della registrazione qui su YouTube. Passiamo alla prossima notizia. Culture in Decline, episodio numero 2, è stato rilasciato con i sottotitoli in italiano. Anche con un po' di ritardo abbiamo cercato di rilasciare questo secondo episodio della serie Culture in Decline, ovvero Cultura in Declino, realizzata da Peter Joseph, appunto, dalla Gentle Machine Production. Questo episodio parla di come l'autore e fondatore del movimento Zeitgeist abbia affrontato e studiato profondamente le nozioni economiche attingendo dai libri ufficiali delle università di Harvard, dal dottorato fino alla specializzazione, e quindi ha cercato di capirci qualcosa, se questa economia fosse innanzitutto sostenibile, se avesse delle basi correlate a quello che è il sistema naturale. Come potete ben sapere, chiunque abbia dimestichezza con il movimento Zeitgeist non ne ha trovato quasi nessuna. Semplicemente grafici, è quello che lui definisce un'ideologia basata su una filosofia che si sta protraendo da Adam Smith e Locke in poi. Quindi stiamo parlando di autori dell'Ottocento che avevano valori totalmente diversi da quelli che abbiamo oggi, praticamente ci si ritrova questi autori anche nei libri di oggi di economia, quindi si studiano come se fossero attuali, come se fossero assolutamente congrui con la mentalità di oggi, soprattutto che le regole loro siano comunque valide oggi, cosa assolutamente sbagliata. Chiunque abbia studiato un po' di economia sa benissimo concetti come la mano invisibile, la legge della domanda e dell'offerta, ma altre cose sa sicuramente che oggi non è assolutamente scollegato dal sistema ecologica, sistema naturale. Inoltre egli fa una breve analisi su quelle che sono le incongruenze anche per quanto riguarda l'inefficienza e quella che è la definizione stessa di economia, ovvero gestione della casa, oggi rapportandola alla società consumistica e alla mentalità di produrre giusto per produrre. Quindi vi consiglio di guardarlo, anzi di leggerlo, questo bellissimo video tratto dalla puntata numero 2 di Cultura in Declino, è essenzialmente è una pillola culturale che nessuno, secondo me, deve perdersi. Passiamo all'altra notizia. Ecco qui, finalmente una rivista medica è libera open source. Come vi ho già detto prima, stiamo cercando di tradurre gli articoli interessanti tratti dalle riviste scientifiche online più accreditate, in peer review più accreditabili possibile, più qualitative, per esempio Fisorg in questo caso, questo articolo parla di una rivista medica che è stata rilasciata in licenza open access e open source, quindi chiunque avrà modo di visualizzare gli studi fatti dagli autori, che non avranno problemi di diritti d'autore, quindi comunque le loro licenze per quanto riguarda la paternità dell'opera sarà rispettata in tutti i modi, però le persone avranno modo di vedere, e nel caso in cui ci fossero specializzati nella materia possano modificare l'opera, ovviamente secondo il processo scientifico, per garantire innanzitutto una velocità delle pubblicazioni, quindi delle scoperte molto più rapide, e secondo la qualità va assolutamente a migliorare
per esempio, facciamo un esempio molto banale, quella di Wikipedia, che da quando è nata adesso si ritrova con milioni di voci, è il quinto sito più cliccato al mondo, non ha una redazione fissa, quindi non ha leader, eccetera, eccetera, però la sua qualità aumenta sempre di più e secondo tantissimi studi è stata classificata come migliore dell'enciclopedia britannica e di Microsoft Encat, per esempio, che sono comunque le rivali private e a pagamento, quindi è rilevata la migliore risorsa e quindi un successo di quello che della mentalità che cerchiamo di diffondere, ovvero della collaborazione per la cultura, ma anche per dispositivi che ci consentirebbero di avere una vita assolutamente più agiata. Un altro articolo e poi è quasi completato. Ok, un dispositivo da scrivania per trasformare la vostra vecchia plastica in materiale per la stampa 3D. Non solo, noi abbiamo presentato attraverso Daniele Podiche la stampa 3D e ben presto ne costruiremo anche due nei comuni di Milano e Napoli per mostrare appunto la filosofia e ciò che è in grado di fare la cultura aperta e libera. Possiamo vedere che ci sono diversi modi per costruire non solo la stampante ma anche di reperire il filamento plastico idoneo per appunto stampare gli oggetti di cui abbiamo bisogno, oggetti che sono anche di uso comune. Per esempio, nel caso in cui adoperiamo questo dispositivo che si chiama Filabot, che è linkato in questo articolo, noi possiamo praticamente realizzarci gratis il filamento plastico per stampare oggetti semplicemente attingendo da questa macchina, che ovviamente anche essa è in licenza open source hardware, quindi si può costruire partendo dai progetti, quindi anche a bassissimo costo, e semplicemente riciclando la plastica di tutti i giorni, quindi si parla di qualunque tipo di PET, bottigliette di plastica per l'acqua, bottigliette di plastica per i detersivi, qualunque tipo di plastica PET che utilizziamo oggi nelle nostre case, quindi facilmente reperibile e che quindi andrebbero buttate in scarico oppure bruciate in inceneritore oppure riciclate, ma si sa, la plastica non si può riciclare all'infinito e quindi alla fine dei giochi andrebbe comunque incenerita, quindi un ottimo modo per riutilizzare la nostra plastica per costruire degli oggetti duraturi che sono utili essenzialmente nella nostra vita. E adesso passerei alla reportistica dei gruppi di lavoro. Vedo che c'è solo Alessandra, quindi dal gruppo di lavoro, anzi no, c'è anche Masma. Novità dal gruppo grafico programmazione. Sì, ciao ragazzi, ciao Vincenzo. Io dal gruppo grafica non ci sono grosse novità, io più che altro vorrei parlare del gruppo programmazione. Stasera abbiamo avuto un incontro due giorni fa, venerdì scorso, in cui abbiamo discusso un po' sia delle manutenzioni da fare sul sito attuale che in prospettiva per come orientarci, diciamo, per il nuovo sito. E insomma si è parlato di un po' di cose. Io ho preparato un paio di documenti che adesso vi posto in chat, che ancora sono parziali, devo farne degli altri, specialmente questi due riguardano più che altro appunto il primo tema, cioè la manutenzione del sito attuale, e ci sono sono elencati sostanzialmente, è una to-do list e è una spiegazione di come dovrebbe cambiare l'header del sito attuale, insomma, perché ora come ora ha un po' di problemini. Comunque vi posto un attimo i link, un attimo solo. Allora, questo è la discussione sull'header. E questa è la to-do list. Allora, vabbè, si può discutere tranquillamente un po' sul discorso. Insomma, noi abbiamo abbastanza convenuto nel nostro incontro di fare alcune modifiche appunto all'header, che appunto comporta alcuni problemi. Sì, in questo documento si evince abbastanza chiaramente
le modifiche che dovrebbero essere apportate. Io ho fatto degli screenshot con evidenziate le modifiche che andrebbero apportate. E niente, poi al successivo è un'immagine modificata. Sì, non sono stato lì a rimettere lo stesso font, la stessa cosa, perché è solo illustrativa, l'immagine non è certo definitiva, però solo per far vedere un attimo come dovrebbe sistemarsi appunto le header. Questo naturalmente a patto che teniamo il tema invariato. Poi insomma, il discorso potrebbe anche andare avanti, e magari anche col discorso del GDL grafica si potrebbe anche pensare di cambiare leggermente la grafica dell'header. Però per adesso siamo così. No, dicevo, invece in Todolist, vabbè, ci sono niente, delle cosucce da fare, e che stiamo vedendo di portare avanti, sempre per il discorso di manutenzione. Comunque potete leggere tutti quanti, insomma, non c'è molto da discutere in questa sede. Io più che altro stasera ed in questa sede volevo discutere di un'altra cosa in particolare, che riguarda il nuovo sito. E quindi volevo prendermi, scusate un attimo, volevo prendermi, ciao Joe, volevo prendermi qualche minuto, però adesso non so se è il caso di, siccome è una discussione un po' tra tutti noi, e di vedere, adesso vi spiego di cosa, però magari la discussione vera e propria la facciamo verso la fine del podcast. Comunque io intanto introduco l'argomento. Allora, più o meno tutti sapete che dobbiamo trovare sistemazione al sito, o vecchio o nuovo che sia, dobbiamo cambiare l'housing, quindi insomma dobbiamo muoverci un po' su questo campo, e sostanzialmente ci sono alcune cose da valutare, e io non ne ho parlato profusamente nel GDL programmazione, perché vabbè, appunto perché siccome è una cosa che comporta anche finanziamenti, e quindi c'è un attimo da discutere se è il caso di mettere un chipping o qualche autofinanziamento per tenere sul sito, e per pagare l'housing. C'è anche una mezza idea di che potrebbe anche essere interessante, di prendersi un server dedicato di avere solo l'ospitalità, oddio non mi viene la parola adesso, sono un attimo, scusate l'emozione. Hosting? Brava. No, housing si dice, no? Quando tu c'hai il server tuo. Vabbè, comunque, quella roba lì. Sì, sì, è giusto, housing. Housing, ok. In quel caso è da scegliere se hosting o housing, e quindi se prenderci un server dedicato. Insomma, magari più tardi ne parliamo e vediamo, apriamo una discussione, vediamo come affrontare questa cosa qua in modo collegiale. E basta. Io penso di aver detto tutto, il resto sta nei documenti, poi continuerò a produrre, come ho detto, i documenti non sono completi, questi due qui, sto lavorando, perché abbiamo discusso di parecchie cose in GDL programmazione,
quindi man mano preparerò i documenti riguardo le varie tematiche e usciranno. Quando ce li ho pronti farò li farò uscire in mailing list tutti gli iscritti di programmazione per essere informati, insomma. Ok, perfetto. Volevo cominciare anche a fare una... siccome c'è solo Alessandra qui del GDL Sociologia e Comunicazione, comincerei direttamente con la reportistica dei gruppi cittadini. Comincio io comunque, così poi gli altri hanno tutto lo spazio a disposizione. Benissimo, qui a Napoli da venerdì prossimo cominceremo un ciclo di conferenze che si svilupperà in tutti i venerdì della settimana successiva al venerdì 25, quindi per un totale di 4 conferenze che va dalle 16 alle 18.30 nella biblioteca di San Giovanni a Teduccio, che fa parte della sesta municipalità di Napoli, che sono più o meno 200.000 persone, quindi una municipalità abbastanza consistente. La biblioteca si chiama Antonio Labriola, è una biblioteca pubblica. Abbiamo ottenuto il patrocinio dal Comune di Napoli e parteciperà come punta di diamante alla nostra prima conferenza il professor Paolo Valerio, che è un docente di psicologia clinica ed è il direttore del Dipartimento di Psicologia Clinica e Neuroscienze della Federico II, l'Università Statale di Napoli, appunto. E il suo talk sarà incentrato sulle differenze di genere, quindi sulla tematica omosessuale e transessuale e su come sfatare assolutamente i miti inconsistenti e invalidati dalla scienza da anni e anni sulla questione dell'omosessualità per sensibilizzare la popolazione all'integrazione nella vita comune di queste persone e assolutamente anche nel mondo del lavoro, poiché c'è anche c'è un'insensibilità abbastanza comune anche nei luoghi di lavoro, soprattutto per queste persone qui, che sono ovviamente degli esseri umani come tutti noi, solo che concezioni anacronistiche hanno fatto sì che queste fossero emarginate dalla società e dal lavoro. Quindi si parlerà di scienze, si parlerà di come sfatare determinati miti e come sensibilizzare le masse anche attraverso i progetti che sta portando avanti lo stesso professore da diversi anni, e quindi integrazione e supporto a questa minoranza. Poi ovviamente come seconda conferenza ci sarò io, inizierò un'introduzione più specifica al movimento Zeitgeist e alle tematiche relative all'open source, quindi come liberarsi attraverso semplici strumenti di rete da quasi qualsiasi problema di cui oggi soffriamo, quindi ignoranza, trasporti, intelligenza, e come attivarsi collettivamente per la risoluzione di qualsiasi problema. E anche fasi di transizione per una democrazia più diretta, per una democrazia liquida anche, se vogliamo. E successivamente ci sarà il talk di Emanuela Zicardi, che è la coordinatrice del Movimento Zeitgeist di Salerno, che è una psicologa psicoterapeuta, parlerà di Internet for Peace e delle nuove Net Generation. E quindi è bellissimo, comunque saranno bellissimi talk. Poi ci sarà Maximiliano Garmardella, attivista italo-tedesco del Movimento Zeitgeist Napoli, che parlerà dei gruppi di acquisto solidale e delle banche del tempo. Quindi ovviamente sarete informati sulle nostre piattaforme social, sul nostro blog, e cercheremo anche di strutturare una diretta streaming in modo tale da far vedere in diretta e anche in differita ciò che abbiamo annunciato in queste conferenze. Quindi io, da parte mia di Napoli e del gruppo napoletano, abbiamo finito. Quindi chi vuole fare delle reportistiche riguardanti il proprio gruppo cittadino è pregato di accendere la spia e dire io sì, ce l'ho. Grazie. Io avrei un paio di notizie. Prego. Allora, la prima è correlata un po' al discorso televisivo, è che sono stato contattato da Davide Scalisi di TV Popolare, e martedì abbiamo un appuntamento per sentire un po' cosa possiamo fare. Ci hanno dato l'iscrizione gratuita, non lo so, sapevo dal sito che si pagava una quota, non lo so. Comunque ho ricevuto sulla mia mail l'iscrizione gratuita, si vede che i nostri argomenti gli interessano, e niente, vedremo un po' cosa faremo da questo lato. Poi ho ricevuto una mail di Ezio Coriglione, che
ma ha chiesto, siccome ho già iniziato la traduzione sottotitolatura di Culture in Decline, terzo episodio, e niente, mi ha detto di tenerlo aggiornato per la continuazione, per vedere come vanno avanti i lavori, tutto qui. Oggi siamo andati avanti con Davide e Ike a mettere a posto dei PC. Abbiamo deciso invece di Ubuntu di dare in distribuzione Debian, che è molto più spartano, molto più leggero, occupa meno spazio, tra l'altro, ed è molto, molto veloce, soprattutto con i PC un po' datati. Tutto qui. Ok, ti ringrazio. Chi c'è poi? Ciao a tutti, sono Davide Gaulli, coordinatore del gruppo cittadino di Milano. Ora vi aggiorno con alcune novità sul nostro gruppo cittadino. Innanzitutto abbiamo aperto due doodle per verificare se il giovedì fosse ancora il giorno più indicato per fare i TeamSpeak e la loro frequenza. È emerso che il maggior numero di attivisti preferisce invece il martedì, e con una cadenza bisettimanale invece della cadenza attuale ogni settimana. Quindi queste saranno d'ora in poi le giornate per i nostri TeamSpeak del gruppo cittadino di Milano. Passando al progetto Rigenera vecchi PC con Linux, questo giovedì è appena passato con Ike siamo andati a incontrare i ragazzi di PC Officina. PC Officina è un'associazione di trashware e free software, praticamente è un gruppo di persone che si incontrano, recuperano vecchi PC, vecchi strumenti elettronici, recuperano le parti buone, assemblano PC, parlano e installano free software, quindi Linux, e bevono birra e si fanno tante belle chiacchiere. Siamo andati a fare questo incontro, innanzitutto per conoscere questa realtà interessante milanese, ma soprattutto eravamo alla ricerca di componenti per la stampante 3D che a breve realizzeremo. E siamo riusciti a recuperare svariate ventole e alcuni motori stepper, anche se sono da verificare se compatibili col progetto. Quindi non appena sarà pronto il video per la campagna di crowdfunding e avremo acquistato i pezzi della stampante, inizieremo subito l'assemblaggio della stampante 3D. Inoltre abbiamo proposto una collaborazione per il nostro progetto di rigenerare i vecchi PC con Linux, sia per quanto riguarda l'hardware, quindi se magari avessimo bisogno di qualche componente per qualche PC potremmo usufruire del loro parco macchine, e anche per la distribuzione dei PC che rigenereremo e l'installazione, visto che sono tutti esperti di Linux. Quindi a breve mi metterò in contatto con i ragazzi che ho conosciuto e andremo avanti con questo progetto. Sempre continuando a parlare del rigenerare vecchi PC con Linux, questa domenica con Ike ci siamo incontrati da Ezio per lavorare sulla creazione di una checklist definitiva per l'installazione e configurazione della nostra immagine. E durante i lavori ci siamo resi conto che Ubuntu comunque non era molto performante su un Pentium 4, quindi ci siamo un po' preoccupati di basare la nostra immagine su Ubuntu, e abbiamo iniziato con l'installazione di una Debian che poi verrà configurata a tutto punto, quindi sarà stabile e funzionante. Metteremo tutto il software necessario per l'attivismo Zeitgeist, con anche link per approfondimenti, eccetera, e vedremo di creare un'immagine Zeitgeist Debian. Ovviamente non sarà una distribuzione ufficiale, ma sarà una serie di passi, di istruzioni per configurare una Debian base con invece un prodotto pronto per l'uso di utenti non esperti, e su questo ci aiuterà molto Ike. Riguardo invece il progetto di Orto Cittadino, eravamo un po' a un punto morto con il Coltivami di Milano, visto che erano scomparsi i link dal sito. Poi con Veronica invece abbiamo scoperto l'esistenza di un progetto interessante, siamo andati a conoscere quindi i partecipanti di questo progetto, portati avanti da alcuni docenti del Politecnico di Milano in via Candiani 72. Si chiama Coltivando l'Orto Conviviale. Ci siamo presentati e siamo stati seguiti da Davide, che è uno dei docenti organizzatori.
E dopo aver ricevuto un'infarinatura di massima sul progetto, siamo subito stati integrati nelle attività della giornata, per esempio la creazione della struttura per le serre o lo spargimento del compost nelle aiuole dell'orto, quindi siamo messi subito all'opera con vanghe e attrezzi e seghetti. Nel pomeriggio invece c'è stata una sessione di programmazione, di brainstorming, dove abbiamo chiacchierato un attimo tra di noi, erano docenti dell'università o studenti, un'altra parte di persone erano abitanti del quartiere o dei quartieri della zona. E appunto, abbiamo fatto questa sessione di brainstorming dove, divisi in 3 gruppi, abbiamo rivisto il regolamento iniziale e pensato alla settimana tipo degli ortisti, di quali attività ci sarebbero state, con che modalità, eccetera. Citando un attimo il loro sito che troverete linkato nella descrizione del video. Coltivando è un orto universitario aperto al quartiere Bovisa, situato negli spazi del campus Durando del Politecnico di Milano. È un'azione di socialità che fa collaborare i residenti del quartiere con gli studenti e docenti dell'università per coltivare e gestire un orto condiviso e conviviale. È un modo per aprire lo spazio pubblico del campus al quartiere, è un mezzo per condividere conoscenze. Quindi direi che il significato, cioè lo spirito di questo progetto è molto vicino al nostro spirito, alle nostre idee, e sono molto aperti a idee nuove, a progetti. Sono rimasti entusiasti di alcune mie proposte, tra le quali ne avevo proposto di sperimentare magari una cultura idroponica, visto che loro sono un'università di architettura, di design. Gli ho proposto di magari noi lavorare sulla parte più tecnologica della permacultura, loro magari avrebbero potuto lavorare sulla parte di progettazione di una serra o del design di questa serra ed erano interessati. Per quanto riguarda quindi il progetto di idroponica, chiederei ufficialmente al GDL Tecnologia se si riesce a preparare un progetto, un piano per una serra idroponica, per vedere di collaborare con loro che comunque ci aiuteranno con il design e la progettazione e ovviamente lo spazio per il progetto. E invito a tutti i membri del gruppo Cittadini Milano, se siete interessati a questo progetto, ci si incontra per il momento tutti i sabati dalle 10:30 per attività fisica nell'orto e poi nel pomeriggio ci si incontra per programmare le attività da fare la settimana dopo o idee varie. Prima di concludere, ricordo a tutti che sabato prossimo, il 26 gennaio, dalle 15 alle 18, c'è in programma l'incontro a Chema Milano tra gli attivisti e gli aspiranti tali per il gruppo milanese, dove spiegheremo ai nuovi e agli smemorati gli strumenti e i metodi che usiamo per l'attivismo, più che altro la parte informatica che magari può essere più complicata. E penseremo un po' alle attività per il 2013, in primis il sempre più vicino Z Day. Quindi un saluto e ci sentiamo al prossimo Team Speak. Ok, ti ringrazio. Chi c'è poi? Ok, ragazzi, non c'è nessuno? L'ultimo avvertimento. Beh, ci sarei io. Volete, vi dico che oggi sono stata al meeting del CET di Londra, che ho conosciuto Cliff di persona. È stato un bellissimo meeting. Praticamente eravamo una decina di persone, però praticamente sì, in età nuovi. C'era ovviamente Chris, che è uno del CET London. Poi c'era, vabbè, c'ero io, e poi c'era un ragazzo sempre di Zeitgeist, un coordinatore di Zeitgeist, però di Seattle, che però insomma era provvisoriamente qui a Londra per qualche giorno, quindi si è unito a noi e insomma, ha partecipato. E poi un sacco di gente nuova appunto interessata.
diciamo, a sapere le cose, insomma, come funziona, come non funziona, eccetera. Poi però, diciamo, il progetto su cui si è parlato soprattutto è stato, guarda caso, quello che noi abbiamo chiamato Tu cosa puoi fare? E cioè anche loro qui stanno cercando di mettere in pratica le iniziative che possono poi dimostrare come sia possibile vivere in maniera diversa, quindi cominciare una transizione da noi stessi, no? Partire da noi stessi. E quindi abbiamo discusso sul fatto appunto che io ho detto che noi qui in Italia abbiamo già fatto questo documento. E, insomma, e di quello che abbiamo scritto sopra, per cui l'idea virale, esatto. Sono rimasti impressionati dal fatto che noi abbiamo già fatto, che Daniele Podke ha già realizzato la stampante 3D, quindi erano molto interessati a questo discorso. Poi non ho avuto molto tempo per dire anche delle altre iniziative, però sicuramente anche loro stanno cercando di coinvolgere anche altri gruppi in modo da allargare, diciamo, come dire, il giro di persone che verte nella stessa direzione. Quindi, indipendentemente dal fatto che noi siamo Zeitgeist, RBE, bla bla bla, ci sono un sacco di altri gruppi a Londra, ma anche fuori Londra, chiaramente, che stanno cercando appunto di proporre qualcosa di nuovo. E quindi, con Ose, no, di Ose non abbiamo parlato. Del Transition Town, in effetti, sì, abbiamo toccato l'argomento, però boh, io francamente sono un po' scettica. Forse su a nord a Todd Morton stanno effettivamente facendo qualcosa di più interessante. Poi lì a Totnes lì fanno, diciamo, hanno questa associazione, per cui all'interno dell'associazione lavorano parecchio, però all'esterno per coinvolgere le altre persone, insomma, mi sembra che stiamo facendo un pochetto. Comunque è una mia impressione, posso anche sbagliare. Comunque, ecco, anche loro appunto sono, anche qui a Londra, hanno questa cosa appunto di dover cominciare a dire: boh, ragazzi, ricicliamo a partire da noi ogni giorno, se possiamo fare qualcosa open source, facciamola. Se possiamo, che ne so, fare una qualsiasi altra cosa, una stampante 3D o un altro progetto, uno screening, una qualsiasi altra cosa, facciamolo, perché solo facendo e non a chiacchiere si porta avanti l'idea, perché chiaro, dimostrando è tutta un'altra cosa. Comunque, insomma, ecco, così è stato interessante. Le persone erano molto hanno partecipato molto, insomma, al dibattito in modo costruttivo, ci siamo scambiati un sacco di mail e c'è la volontà appunto di proprio mettere in pratica queste cose. Quindi è stata una bella esperienza. Ok, perfetto. Voglio dire, voglio fare solo un'ultima parentesi su questo documento, ovvero che io sono stato, l'ho visitato la settimana scorsa e l'ho aggiornato, ho inserito delle nuove attività, l'ho formattato in maniera un po' più carina. Secondo me dobbiamo metterlo in evidenza ancora di più, perché le persone cercano questo, cioè le persone, la gente non sa, secondo me ha solo un'idea vaga di voler cambiare, ma non ha minimamente idea di come fare, cosa fare, quando fare, e quindi secondo me dobbiamo insistere parecchio su questa cosa, cioè dobbiamo dare dei consigli, delle direttive in modo che la gente possa cominciare a tirarsi sulle maniche, insomma.
Sì, scusa, infatti basta molto poco, però è giusto fare un memorandum, almeno un decalogo di consigli che noi diamo alle persone per cominciare, almeno giusto per spronare le persone a muoversi in una direzione, poi ovviamente saranno loro a scegliere il loro percorso, però non potremmo dire che non abbiamo in mente nessuna strategia di cambiamento. Quindi, siccome non c'è nessun altro che vuole fare una reportistica, passerei direttamente la parola ad Alessandra che con Andrea Passerini e poi andate ragazzi, avete tutta la serata a disposizione. Prego e vi ringrazio ancora Giovanna per essere qui e ringrazio ancora tutti voi. Ok, anche a me fa molto piacere sentire Giovanna questa sera, ecco. Bene, allora per quanto riguarda il GDL di sociologia, stiamo portando avanti due progetti in parallelo. Uno è il progetto sulla comunicazione non violenta, sempre Marshall Rosenberg, e a questo punto il lavoro si è fatto veramente molto corposo, nel senso che Gabriele Giordano, che è un attivista del gruppo di Milano, un ragazzo molto giovane, è il curatore del progetto e ha fatto un grosso lavoro realizzando una sorta di corso che si può seguire online. Siamo circa una cinquantina di slide. Su questo progetto le cose sono ancora in revisione, nel senso che la nostra idea sarà poi quella di finire di rivedere tutte le slide che abbiamo finora preparato e poi realizzare una sorta di corso online, quindi magari fare un appuntamento ogni 2 settimane dove insieme andiamo a leggere le slide, facciamo degli esercizi su questo tema. E poi ovviamente l'idea è quella di mettere le slide disponibili per tutti sul sito Zeitgeist, perché comunque i concetti sono veramente veramente tanti, ma per questo lavoro ci sarà da aspettare ancora un pochino. Mentre abbiamo portato avanti un altro lavoro, venendo un po' alla presentazione del progetto di che avevamo appunto idea di parlarvi di questa sera. Allora, il GDL Sociologia, una sera in TeamSpeak ci siamo ritrovati a ragionare sul movimento perché è vero che ci sono dei gruppi cittadini che sono particolarmente attivi perché c'è tanta gente, perché c'è la possibilità di fare delle conferenze, ma fondamentalmente penso che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che il nostro movimento viaggia prevalentemente in rete. La maggior diffusione è sulla rete e le informazioni prevalentemente si trovano in rete. Con questo ci tengo a fare una premessa fondamentale al nostro ragionamento. Nessuno sta demonizzando la rete o sta dicendo che non va bene che il movimento sia rete, anzi va benissimo, è fondamentale, dobbiamo continuare così. Quello che volevamo fare è fare un passo in più, perché il movimento strada ha bisogno di contattare le persone, ha bisogno di guardare in faccia la gente con cui si parla e ha bisogno di altri canali. A questo riguardo vi vorrei leggere alcuni dati che abbiamo raccolto proprio partendo sul fatto sull'utilizzo di internet, questo per farvi un pochino riflettere sulle cose. Prendo un attimo il foglio. Ok, allora, noi abbiamo preso in considerazione dei dati che riguardano l'utilizzo della popolazione italiana, quindi sono dati che riguardano l'Italia, rispetto all'utilizzo di internet. I dati in senso numerico ovviamente finiscono con l'analisi del 2011, perché il 2012 è appena concluso e la ricerca che ho scelto per la presentazione dei dati è Eurisco. Quindi Eurisco non ha ancora terminato l'elaborazione del 2012, ma io penso che sia comunque uno spaccato interessante su cui riflettere. Innanzitutto, avete tutti un'idea di quanta gente c'è in Italia, di quanta è la popolazione italiana, no? Sui 58-59 milioni. Sì, più o meno ci siamo. Le stime da ultimo censimento, siamo quasi a 61-62, ovviamente forte l'immigrazione.
Comunque, 61 milioni di persone, vorrei che teneste a mente questo numero, intanto vado a presentare i dati della ricerca. Allora, i dati che presentiamo prendono in considerazione un campionamento della popolazione che ha come caratteristiche la fascia d'età, cioè tra i 16 e i 74 anni, la distribuzione di frequenza tiene conto sia del genere, quindi è un campione composto da uomini e donne, sia la distribuzione regionale, quindi è veramente un campione abbastanza rappresentativo. Detto questo, ecco, sono comunque dati di difficile interpretazione perché non è sempre chiaro e possibile fare un distinguo tra chi possiede di fatto una connessione internet sempre disponibile, chi lo utilizza sporadicamente, chi lo utilizza perché ce l'ha qualcuno in casa, chi lo utilizza perché prende la connessione del vicino, eccetera. Quindi questo elemento di incertezza è comunque un dato che caratterizza le ricerche di questo tipo. Come anticipato, abbiamo scelto di utilizzare questa fonte che sono i dati Eurisco e le cose interessanti sono sicuramente queste. Allora, secondo i dati rilevati da questo istituto fino al novembre del 2011, il totale di persone che accedono alla rete in Italia, anche occasionalmente, è pari a circa 26 milioni, che scendono a 25 se si escludono gli accessi in situazioni esterne come corsi di formazioni, amici, biblioteca o bar, mentre sono 24 milioni le persone che dicono di collegarsi almeno una volta alla settimana. Considerate che la tendenza di crescita è calcolata del 10% l'anno, per cui dovremmo essere circa 28 milioni. All'interno di un totale che continua a crescere, anche se non è a un livello adeguato rispetto agli altri paesi europei, la frequenza sta comunque aumentando. Cioè, sono ancora molti gli italiani che non hanno familiarità con internet, ma le persone che la cioè, ma comunque la frequenza media è ancora bassa. Si pensa che chi lavora e tendenzialmente ha un lavoro in ufficio usi internet 6,3 giorni alla settimana, mentre chi va a scuola 2,3. Ma comunque sono dati che, ripeto, sono in continua crescita. Ci sono comunque poi differenze individuali perché non era pensabile pensare a questi dati come dati omogenei. C'è da considerare una cosa inoltre: quanto più si evolve la capacità e l'esperienza delle persone e quanto più aumenta la quantità di risorse disponibili, tanto più importante che ciascuno di noi sia in grado di farsi una rete su misura. Quindi togliete le generazioni cresciute con internet, ma prendete un campionamento della popolazione media italiana, considerate che non è una popolazione nata con questo strumento, ma si sta facendo un'esperienza. Più ci facciamo esperienza di una cosa, più sarà facile fruirne al meglio. Lo sviluppo in particolare che si è rilevato nel 2009 e nel 2011 è interessante perché tutti gli indici sintomi statistici di crisi, tendenze negative, mentre l'uso della rete continua a crescere. Nel novembre 2011, sempre tornando a questo criterio, la crescita dei collegamenti è del 10% in totale, 12% da casa e 6% dal luogo di lavoro. Cosa interessante è che è stato fatto uno studio nei paesi dell'Unione Europea che prende come riferimento il periodo 2006-2011. Sempre il campionamento in tutta Europa è stato fatto su una popolazione tra i 16 e i 74 anni di età e sono stati presi in considerazione 31 paesi dell'Unione Europea. Sapete l'Italia a che posto è? Penso Ultimo. 29esimo. 27esimo. 27esimo posto. Bene, questi sono i dati che abbiamo raccolto. Quindi, ripeto, non ci vuole essere una vena polemica, ma sono numeri oggettivi. Quindi è evidente che se la popolazione italiana che usa internet adesso, sanno abbondante, 30 milioni, bisogna poi distinguere perché cosa viene usato internet, cioè quanti di questi 30 milioni che hanno accesso alla rete utilizzano la rete come veicolo di informazione e di formazione nel nostro caso.
Allora, la maggior parte delle persone usa internet, sempre secondo questo studio, per la cosa più cercata sono le prime del tempo, quindi una delle prime cose che si guarda è che tempo c'è, guardo su internet. Le altre idee sono le uscite, quindi cinema, spettacolo, momento ricreativo, poi abbiamo lo shopping online. E quindi veramente le percentuali di questi 30 milioni, quanti lo usano per informarsi, scendono, 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 scendono. Bene, questa era una riflessione che io mi sento di condividere con voi e che è un po' di tempo che sto studiando, che sto valutando questi dati perché i giochini, brava Gio, è Facebook, è i social network, la classifica è veramente, veramente lunga. Comunque, poi vi girerò a Vincenzo dei link da pubblicare perché secondo me è una cosa abbastanza interessante su cui riflettere. Quindi la domanda che ci siamo fatti è cosa possiamo fare tutti noi? Perché stando così le cose, almeno 40 milioni di persone non conosceranno il movimento Zeitgeist se il movimento Zeitgeist sta solo nella rete. Quindi il progetto è portiamo il movimento fuori dalla rete. E come? Dobbiamo portarlo fuori chiaramente attraverso il lavoro dei gruppi cittadini, Napoli, Milano, Verona, so Roma in rinascita, so tanti gruppi che si stanno muovendo. Ma la domanda è, noi personalmente cosa possiamo fare? Ecco anche. Ma io individuo, io Alessandra, cosa posso fare nella mia vita quotidiana per portare il movimento fuori? Allora l'idea era quella di raccontare delle storie che sono un po' i case history fondamentalmente, di attivisti che hanno trovato un sistema nella loro vita quotidiana per portare il movimento tutti i giorni sulla bocca di qualcuno. E ovviamente io spero che questa sia un po' la prima esperienza che vogliamo raccontare. A me piacerebbe che il progetto prendesse piede perché penso che il tema sia interessante. Poi, quando magari abbiamo finito l'intervista, vorrei sentire anche un po' il parere di tutti i presenti questa sera, visto che potrebbe essere l'intervista pilota, chiamiamola così. E per capire un po' come ciascuno di noi veramente può fare nel suo piccolo. Allora, la prima persona che questa sera vorrei intervistare, ma poi veramente ognuno di noi è invitato a essere intervistato per raccontare cosa fa nella sua giornata, per parlare con la gente, è Andrea Passerini, probabilmente molti di voi lo conoscono già. Comunque, se non lo conoscono, la prima cosa che si sente è che è da Roma. È una persona molto, molto simpatica che ha una storia interessante. Io ho preparato cinque brevi domande da fare e quindi inizierei con l'intervista. Allora, Andrea, come prima cosa, qualcosa di te, qualche cenno, qualche spunto, quanti anni hai, che lavoro fai e qual è il tuo titolo di studio? Allora, ciao a tutti, io sono Andrea Passerini di Roma, ho 42 anni, moglie e un figlio di 8 e faccio il tassista a Roma. E quindi ho contatto quotidiano con un sacco di persone, di varie classi sociali e meno. E il mio titolo di studio, io sono un perito agrario, ho studiato legge, ma non mi sono laureato. L'ho abbandonata a pochi esami dalla fine quando studiavo la messa in pratica del diritto, che è un po' una finta. Ok, Andrea, come e quando hai conosciuto il movimento? Il movimento Zeitgeist l'ho conosciuto più di 2 anni fa, girando su internet, seguivo il Movimento 5 Stelle, sono passato su variati altri siti di informazione alternativa, stampa libera e cose varie, finché un amico mi ha detto: ma guarda, ci sta questa idea fantastica, il Movimento Zeitgeist, che se vogliono eliminare i soldi, fantastico. Lì per lì sì, bella idea, però come tutti quanti, come tutti quelli che mi rivolgo anche facendo
parlando del movimento Zagas, ho detto un'utopia, cioè come si fanno a eliminare i soldi dal pianeta. Poi piano piano l'ho assimilato, l'ho studiato, ho letto altri libri, altre cose, altre fonti di informazione, alla fine sono arrivato a capirlo che cosa vuol dire eliminare i soldi, come si dovrebbe arrivare, quale sarebbe la filosofia, cosa porterebbe, e l'ho scoperta un'idea fantastica, meravigliosa, e da quel giorno mi sto attivando per dirlo a tutti quelli che incontro. Sul mio taxi ho usato... Sì, ecco, a questo riguardo volevo fare una notazione, perché nel tuo racconto ci hai detto che hai famiglia, hai una moglie, hai un figlio, lavori tantissime ore al giorno, perché chi ha un taxi si sa, immagino il traffico di Roma sia proprio un piacere. Allora, qual è stata la tua idea per fare attivismo? Come fai a ritagliarti del tempo e cosa hai fatto? Sì, io ho montato un piccolo televisorino sul taxi, un piccolo monitor, ho caricato una pennetta con vari video del movimento, altri video presi da internet, e mi faccio vedere per pochi minuti. La corsa media di un taxi passa dai 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora massimo, quindi in quel pochissimo tempo ho escogitato, insomma, di far vedere qualche minuto di qualche filmato, di qualche, e poi a seconda delle reazioni delle persone intervengo promuovendo un po' il movimento Zarigas, questa idea dei risolvi, i problemi che ci attanagliano, insomma, cerco un po' di far riflettere le persone a capire cosa stiamo vivendo, qual è il sistema che stiamo vivendo e come potremmo crearne un altro e come potrebbe essere un altro sistema. I commenti si sprecano, perché veramente l'idea è geniale. Non so, mediamente quante persone in un giorno riescono a vedere i filmati, quanti ospiti hai sul taxi, e poi in particolare magari ci vuoi raccontare un caso particolare che ti è successo nella tua vita sul taxi? Sì, guarda, sul taxi montano tantissime persone, ripeto, dalle più svariati ceti sociali, dalla nonnina al manager, al professore universitario, al politicante, l'assessore o manager della RAI, del Fininvest, della Telecom, sento un sacco di chiacchiere. Ne catturo non tantissime, devo dire, perché tanti, bene o male, col taxi in quei 5 minuti entri nella vita di una persona. Una persona che ha il suo lavoro, dalle sue cose, dai suoi problemi quotidiani, e quindi non è qualcuno che entra in un sito e sta cercando qualche cosa. Io mi intrometto nella vita quotidiana di un qualcuno, quindi non sempre riesco a distogliere dalla quotidianità, però quando ci riesco è fantastico. Io intervengo sempre quando percepisco dalle persone che stanno dentro al taxi un coinvolgimento col filmato che stanno guardando, se fanno dei commenti, se fanno delle battute, cerco di prendere quella battuta e cerco di portargli al discorso. Di metodi ne sono capiti tantissimi. Un giorno ho preso due persone presso un ministero, non mi ricordo che ministero era, comunque la sede di un ministero a Roma. Montano questi due signori, uno della cammina mia, 40-45 anni, e l'altro più anziano, diciamo 65 anni. Stavo facendo vedere un pezzettino di Future by Design, no, di vabbè, filmato Zadigas. E il giovane l'ha riconosciuto, dice: ah, ma quello che è un filmato del movimento Zeitgeist, ah, conosci il movimento Zeitgeist? E abbiamo cominciato a parlare un po' del movimento, ho detto: che ne pensi, come la vedi? E la persona più anziana non lo conosceva, ho cominciato a chiedere al più giovane, ho detto: ma che cos'è, che non è? E quel ragazzo ha dato una bella definizione del movimento, e ha detto: sì, beh, è un movimento che fa un'analisi abbastanza obiettiva, abbastanza logica di quello che stiamo vivendo, della situazione attuale,
e propone anche un'alternativa abbastanza valida, certo un po' utopica, perché abbiamo cominciato un po' a parlare dell'eliminazione dei soldi, del problema dei soldi che creano in questa società, dell'accumulo, delle ricchezze, del ricco, del povero, della fame e di tante altre cose. E mentre parlavamo, il più anziano che non conosceva questa cultura rimaneva perplesso, diceva: beh, sì, elimina i soldi, ma come si fa a eliminare i soldi? Oppure altre sue perplessità, e a ogni perplessità cercavo di spiegargli qual era il motivo dei problemi. Che so, le guerre si fanno perché se il 17% del PIL americano è dato dalla vendita delle armi, queste armi vanno vendute. Se non si vendono le armi, non si possono, cioè, non sarebbero inutili le guerre, nel senso che le guerre vanno fatte perché c'è un business dietro, è come la fame nel mondo. Se c'è stato quello studio della FAO, anche apparso sul sito del Movimento Sargas, ne parlò Federico Pistono, di uno studio della FAO che ha calcolato che nel 1990 il nostro pianeta è in grado di sfamare 70 miliardi di persone. Ma per colpa di questa economia, per colpa della domanda e dell'offerta, se il cibo fosse stato così abbondante, sarebbe crollato il prezzo, non sarebbe costato nulla, avrebbe fatto crollare l'economia. Per questo il cibo non viene prodotto. Non è che il pianeta non è in grado di produrre cibo. È che per mantenere questa economia, per mantenere le multinazionali, per mantenere tutta questa ambaradam, non deve essere prodotto. E quindi, insomma, gli spiegavo ogni suo intervento. Qual è la realtà che c'è dietro? A un certo punto mi fa: beh, ma lei è il polso della conoscenza. Ha detto: no, guardi, io non sono io, un semplice tassista, non sono neanche laureato. È solo che viviamo sulle spalle di giganti, come disse Copernico, mi pare, nel senso che nella storia umana c'è stato sempre qualcuno che ha studiato, dietro ogni cosa c'è qualcuno che studia, qualcuno che diffonde informazioni. Io, come anche il movimento Sargas, non è che si è inventato niente, ha soltanto, come l'idea di Jack Fresco, ha soltanto preso quello che abbiamo e riunito insieme. Quando unisci i puntini delle nostre economie, della nostra tecnologia e di tutto quello che abbiamo creato e inventato in 100, 200, 500 anni, esce fuori questo quadro. E alla fine questo signore egiziano ha detto: vabbè, ma come siamo a questo momento? Dicendo al giovane che poi gli avrebbe lasciato un appunto per andarlo a visitare. Questa è una bellissima storia. Poi ce n'è un'altra che mi hai raccontato che spero tu voglia condividere questa sera. Quella del prete. Eh sì, lì ti volevo. Sì, una volta ho portato due preti ortodossi, mi pare che erano venuti dalla Palestina. Vabbè, montò in macchina, dovevo portarli a Fiumicino, però prima dovevo fare altri giri per Roma. Insomma, siamo stati una buona mezz'ora, 40 minuti insieme. E anche con loro, un po' tra l'inglese non è molto maccheronico, molto scolastico. Comunque, tra l'inglese e l'italiano, mi ho cominciato a parlare di non tanto il movimento Zeitgeist quanto la cultura che c'è dietro, nel senso quanto i problemi che ci coinvolgono tutti quanti. Più che altro ho parlato di religione con questo breve, giustamente era breve. Così parlando, vi ho detto: vabbè, ma quanti dici possono stare su questo pianeta? Nel senso, tu sei ortodosso, io sono cattolico, tu c'hai il tuo Dio, io c'ho il mio Dio, il musulmano, l'ebreo c'ha il suo Dio. È una storia che un po' non sta in piedi, nel senso, quanti Dio hanno potuto fare la stessa identica cosa sullo stesso identico pianeta? Poi abbiamo parlato un po' di filosofie di vita, abbiamo ho detto pure il fatto che tu sei palestinese, no? Lo scontro tra ebrei e palestinesi, è possibile che da 100 anni vi state scannando per un pezzettino di terra?
non c'è senso, dietro c'è qualche altra cosa, dietro ci sta interesse economico, l'interesse delle armi, l'interesse delle guerre, perché non può essere che per un pezzettino di terra o per due fazioni religiose diverse, sostanzialmente ti fate lo stesso Dio, ma in modo diverso, con una virgola diversa, con una faccetta diversa, vi state scavando per 100 anni, è impossibile, non può essere solo quella l'impeto, cioè dietro c'è qualche altra cosa, e dietro c'è sempre l'economia. Ed è stato bellissimo l'incontro con questo personaggio, perché poi abbiamo parlato di tante altre cose, abbiamo parlato di sempre, gli ho accennato anche il fattore Zeitgeist, di quest'idea di questa, eliminiamo i soldi perché porterebbe veramente la pace, che è quello che professano tutti i potenti e le chiese da migliaia di anni. Tutti vogliono portare progresso, vogliono portare pace, vogliono portare il benessere a tutti quanti, ma in questo sistema è impossibile portarlo. Questo sistema è competitivo per natura, questo sistema è antietico, antimorale. Invece l'idea del movimento del Venus Project porterebbe veramente quello, realizzerebbe veramente questa cosa. Insomma, alla fine quando sono arrivato a Fiumicino, è sceso, ma proprio abbracciato, mi ha detto io mi chiamo Marco, piacere Andrea, ma proprio abbracciato. Si è preso il fogliettino che gli ho lasciato con tutti gli appunti del movimento Zeitgeist, di qualche filmettino e rifletterci sopra. E ci siamo stati così, con un abbraccio, è stato bellissimo. Io mi emoziono sempre quando racconti questa cosa e spero che l'emozione sia arrivata a tutti. Ho un'ultima domanda per te, poi magari chiudiamo con le nostre riflessioni. Hai qualche nuovo progetto in cantiere, qualche nuova idea? Dai, idee ne ho tante, anche con Vincenzo stavo scrivendo una specie di storiella da creare come fumetto, su di un mondo che già si sta vivendo la realtà di questa economia basata sulle risorse, e spiega al nipote come ci si è arrivati. E quindi come è successo il passaggio tra la vecchia economia e questa nuova economia. Un altro progetto che ho in mente è quello di andare a rompere le scatole a tutti i siti mondiali, a tutti i movimenti mondiali, e cercare di unirci. Perché anche con le persone sul taxi, qualcuno che è interessato, qualcuno che percepisce anzi dopo voglio fare anche un breve accenno, e percepisce questa idea, tanti mi chiedono, ok, ma perfetto, ci sto, eliminiamo i soldi, okay? Ho capito che la politica è fasulla, ho capito che i soldi sono fasulli, come ci si arriva a una cosa del genere? Tanti lo chiedono, anche tante volte faccio delle cene a casa con amici, amici del quartiere, amici vari, e nelle varie discussioni alla fine escono fuori i problemi, e quando escono fuori i problemi io attacco con il movimento sangue, che signori, l'alternativa c'è, basta cercarla, basta desiderarla. Però moltissimi si chiedono, ok, ma come facciamo ad arrivare a questa qua? Come facciamo a mettere d'accordo un sacco di gente nel pianeta? Perché sostanzialmente andrebbe fatto un gruppo planetario che desidera la stessa cosa. E quindi un'idea che potremmo realizzare è coinvolgere tutti i movimenti del mondo, da Greenpeace, da Occupavo Street, gli indignati, il Movimento 5 Stelle, chi più ne ha più ne metta, mandare a tutti quanti i miei dicendo, ok, voi state bagagliando per questa piccola cosa, ma uno, avete una soluzione, due, secondo, esiste questa soluzione, cioè il Movimento Zeitgeist se la propone una soluzione, una soluzione fattibile, che se uno se ci pensa veramente è qualcosa di realizzabile. Basterebbe soltanto almeno che ne so, 1 miliardo di persone la desidera su questo pianeta, ma deve essere desiderata tutti insieme. E quindi coinvolgere anche, perché ogni movimento raduna dei seguaci, chiamiamoli così. Allora, no, il Movimento 5 Stelle lo seguono 1.000 persone, il Movimento 3 che sono altre 1.000, il Movimento quello altre 1.000.
se ci fondessimo tutti. Andrea, ci senti ancora? Andrea? Mi sa che c'è un problema di audio. Mi sa che è un problema di connessione perché è uscito. Ok, allora mi aggancio intanto un po' all'intervento di Andrea. Vabbè, mi piaceva anche aspettarlo per coinvolgerlo per eventuali domande. Comunque sicuramente Andrea ha avuto un'idea straordinaria, ma la chiave di lettura che vogliamo dare un po' a questo discorso sta proprio al fatto di pensare a un modo di diffondere il movimento attraverso la nostra vita quotidiana. Andrea fa un lavoro che lo mette a contatto con tanta gente, ha avuto un'idea per sfruttare la situazione, ma ognuno di noi nella nostra vita ha più o meno contatti. È tornato, ti senti? Sì, sì, andavanti, mi cresce la connessione. Ecco, stavo dicendo che sicuramente tu hai avuto un'idea eccezionale e straordinaria, ma la grandezza della tua idea è stata quella di sfruttare la tua vita quotidiana per contattare tutte le persone possibili. E io penso veramente che né un prete né un ministro sarebbero entrati nel sito di Zeitgeist cercando questo tipo di informazioni. Io, se Andrea non hai altro da aggiungere, lascerei la parola agli altri. Spero che il progetto vi sia piaciuto, l'intervista vi sia piaciuta e spero che sia la prima di una serie. E vi lascio la parola per i vostri commenti o domande. Sì, volevo aggiungere soltanto una piccola cosa. Facendo questa sorta di lavoro, perché io l'ho preso quasi come un lavoro, io tutti i giorni cerco di diffondere il più possibile, ho fatto anche una sorta di sondaggio. Tipo, le vecchiette sono quelle che lo capiscono meno di tutti. La casalinga uguale, il lavoratore comune, che non so, come tutti i tassisti, io tutti i giorni quando scendo in piazza incontro un sacco di colleghi, conosco un sacco di colleghi, dopo tanti di loro parli di questa cosa, nessuno lo capisce. Come anche la casalinga, sono poche quelle che dicono, ah sì, fantastica idea. Quelli che veramente lo capiscono, mi fanno i complimenti quando scendo al taxi, la classe medio-alta, cioè sono i dirigenti di società, sono i professori universitari, sono quel ceto sociale che sta a metà tra chi comanda e chi lavora sotto, sono, non so come definirlo come ceto sociale, ma loro lo capiscono e a loro dovremmo puntare. Andrea, volevo chiederti una cosa. L'ho scritto nella chat, però forse hai perso la chat con la disconnessione. Volevo sapere se tua moglie condivide anche lei le stesse idee, cioè in famiglia come la vivono? Benone, nel senso che condividi l'idea, certo è ardua, insomma non è realizzabile. Piano piano ha coinvolto anche mio figlio, che mi ha scritto lui ha 8 anni, quindi farà 9 a marzo, e ha scritto falsando un corretto da stadio che gli fa sentire lo zio, e ha scritto una cosa fantastica, e scusa un attimo, Vabbè, insomma, mi ha scritto soldi schifo, benzina non ti dico, politica gabinetto, dai te lo scudetto, c'ho un foglio con questa scritta bellissima. Questa piccola scemenza, ma tanto per far capire quanto ha coinvolto la famiglia. Bello. No, è davvero meraviglioso. Posso parlare, ragazzi? Vai. Ok, volevo dire innanzitutto, volevo ringraziare ulteriormente Andrea della sua testimonianza, già l'ho ringraziato numerose volte, sia via mail sia nelle altre sessioni di TeamSpeak. Da quando l'ho incontrato mi è subito piaciuta la sua iniziativa, infatti l'ho anche aiutato a compilare meglio la ricevuta che degli interessati, appunto, che ricevevano con il retro
il nostro logo, il nostro movimento, alcuni spunti veloci, così se erano nel caso fossero interessati potevano attingere e dare informazioni via web. Volevo dire che niente, sei un papà eccezionale, crescerai un ragazzo secondo me meraviglioso, un bambino meraviglioso che diventerà una persona innanzitutto critica e aperta nei confronti di quello che è la realtà. Quest'ultima affermazione che hai fatto, soprattutto tu, chi ti ascolta di più, quindi facendo le varie classifiche, si è dimostrato di come i manager, ovvero i famosi ricchi, quelli che molti dispregiano e disprezzano con grande enfasi, sono in realtà quelli che sono più attenti a determinate tematiche. Ovviamente non voglio dire che lo sono tutti o che nessuno delle fasce più basse lo è, assolutamente. Però mi piacerebbe perché al di là della questione del ceto sociale, abbiamo anche tradotto un bellissimo articolo della settimana scorsa con Daniel Rivers nello Staff dello Spirito del Tempo, in cui descrivevamo essenzialmente i bias, le cosiddette inclinazioni che ci impediscono di essere razionali, tra cui una che rispetto assolutamente questa tua considerazione, che si chiama il bias del gruppo, però. La questione di considerare un proprio gruppo, un ceto sociale importante e disprezzare quello che gli altri che non vi appartengono. Quindi è una questione cognitiva che abbraccia anche le scienze cognitive. E devo dirti che mi è piaciuta tantissimo, soprattutto anche come Alessandra ti ha presentato e come è andato tutto all'andazzo dell'intervista. Quindi ottima cosa, e ti dico di più. Da aspirante giornalista, anzi da giornalista freelance, ti dico. Se riesci a riprendere qualsiasi giorno della tua vita, riesci ad auto-intervistarti, magari mettendo una telecamerina sul tuo cruscotto e facendo vedere la vita quotidiana con tuo figlio, con il suo bellissimo slogan, insomma questa crescita che hai avuto mano a mano, e portare magari anche dal lato video queste tue considerazioni, questo tuo spicchio di vita, sarebbe bellissimo da condividere, ovviamente. Se sei interessato, perché veramente mi ha molto emozionato la tua testimonianza, ed è fantastica, quindi ti ringrazio ancora e lascio spazio agli altri. Grazie a te, Vincenzo. Posso fare un piccolo intervento? Volevo chiedere ad Andrea, se tu riuscissi a fare un piccolo video su quello che fai, sarebbe veramente una figata. Potremmo così far venire la voglia anche a qualcun altro di fare la stessa tua cosa. Sarebbe così, darebbe ispirazione ad altre persone. Se ti capita, sei magari un paio di amici che riescono a filmarti mentre tu sali in taxi o mentre un attore sale e vede il filmato che gira, tu che parli, non so, ma così, mi è venuto in mente, adesso te l'ho buttata lì, vedi tu. Beh sì, potrei fare come ha detto Vincenzo, montare una piccola telecamera sul taxi. Non so, sì, infatti, come sta dicendo, non so se posso farlo per la privacy. No, infatti non lo puoi fare per la privacy, però se lo fai tipo spot, diciamo, passami la parola, pubblicitario, con un attore, con un amico tuo, allora lo puoi fare. Ah, beh, sì, anche, sì. Le persone famose, una non è che ce l'ho che è successo veramente, con Fiorella Mannoia, che conosceva molto bene il movimento Zeitgeist, che gli ha fatto conoscere il suo compagno, che non so assolutamente chi è, e con lei abbiamo fatto una bella chiacchiera sulla comprensione di queste cose, cioè su quello che ci ha anche esposto Vincenzo con i bias cognitivi, no? E ha detto, guarda, io sono stata per, sono sempre di sinistra, io ho le mie idee di sinistra, e comprendere che le mie idee di sinistra, non dico erano sbagliate, ma che c'entravano poco, insomma, con la realtà, perché sono filosofie, non esiste adesso a sinistra, esistono problemi umani. Un albero non è né di destra né di sinistra, l'inquinamento non è né di destra né di sinistra, né cattolico né musulmano. I danni al pianeta sono quelli, non c'entra un cavolo né la sinistra né la destra né nient'altro.
E ci siamo fatti una bella chiacchiera con questo, su questo argomento. No, niente, volevo fare solo un'ultima considerazione. È molto bello quando ovviamente si dice che il movimento Zeitgeist vorrebbe eliminare l'uso dei soldi, però attenzione, detta così sembrerebbe sì, una cosa molto utopica e soprattutto molto folle. Infatti una persona che non ha dimestichezza con certe tematiche subito etichetta un movimento del genere come lo sono tanti altri, ad esempio anche il Venus Project, come dei malati mentali, insomma. E quindi noi cerchiamo anche di adoperare determinate tecniche e strategie comunicative atte a non confondere il nostro messaggio, perché attenzione, l'eliminazione dei soldi sarebbe uno dei nostri scopi, ma il nostro scopo principale è quello dell'innalzamento della cultura. Cosa voglio dire? Dietro il denaro c'è una filosofia, c'è uno studio di pensieri, c'è un effetto cognitivo. E c'è anche c'è anche una storia dietro al denaro. Daniele Mancinelli disse accuratamente durante un talk, anche durante il simposio Società Sostenibile, che il denaro essenzialmente è un motivatore estrinseco. Cosa vuol dire motivatore estrinseco? È un motivatore che dà appunto sprona alle persone a comportarsi in una determinata maniera. Questo motivatore però non agisce su quelle che sono le emozioni oppure quelle che sono i veri scopi di una persona, ovvero quello che vorrebbe realmente realizzare, bensì è un mezzo per portare avanti questa società odierna. Perché ci sono i soldi? Essenzialmente Daniele disse per due motivi: perché le persone altrimenti non saprebbero collaborare e perché altrimenti senza di essi la gente non si fiderebbe l'un l'altra. Quindi, infatti, e vediamo, per esempio, anche nella nostra vita quotidiana, noi abbiamo a che fare anche con persone che non ci piacciono, ma che magari sono nostri colleghi di lavoro, nostri soci. Dobbiamo averci a che fare perché comunque dobbiamo condividere lo stesso budget, comunque, oppure se abbiamo dei clienti che non sopportiamo, e soprattutto clienti, continuiamo ad avere rapporti anche di finta amicizia, volendo, anche se non ci interessa la loro vita, non ci interessa la loro personalità, però è utile alla nostra sopravvivenza perché ovviamente c'è un riciclo di soldi. E questa è una delle questioni principali. Dal momento in cui che l'automazione diventerà predominante nella nostra società, l'Italia sarà uno degli ultimi paesi ovviamente europei che adotterà queste strategie perché è molto riluttante verso una mentalità robotica, diciamo. Quindi, diciamo che i primi nel settore sono i giapponesi, poi seguono gli americani e poi l'Europa del Nord, quindi Germania, Francia, Paesi Bassi, Olanda, eccetera. Cosa voglio dire? Che veramente stiamo assistendo a un cambiamento eccezionale. L'ultimo articolo che abbiamo pubblicato, quello sul ristorante cinese di Harbin, dà prova di una cosa, che i cinesi hanno capito l'automazione che tipo di effetto può avere sul mondo lavorativo, quindi estromettere l'essere umano dal lavoro per garantire l'efficienza, l'efficienza c'è, cioè, è un'ottima strategia di produzione produttiva, per risparmiare soldi e soprattutto non c'è l'inghippo dell'essere umano che tendenzialmente in questo sistema è sfaticato, svogliato, giustamente con tutte le ragioni che si ha e si avranno sempre. Il problema è questo: quando ci accorgeremo che la macchina ci avrà quasi rubato totalmente il lavoro, allora saranno molte persone che veramente si incazzeranno, senza ovviamente notare uno dei vantaggi più grandi di una soluzione del genere, ovvero quello di liberare l'uomo dalle fatiche per vivere nella maniera più serena possibile. Questo è un concetto molto difficile da prendere, infatti c'è un post un commento di una persona anziana sul nostro blog che poi andrà a rispondere, perché lui dice essenzialmente: allora come facciamo dopo? Voi accettate questa cosa come una bellissima notizia, noi la accettiamo perché sappiamo benissimo che avverrà, che nelle strategie economiche di oggi, perché un robot che si chiama Baxter, che costa $22.000, può fare praticamente, può affiancare un essere umano in quasi tutte le mansioni lavorative. E lo sviluppo tecnologico, sappiamo, è esponenziale, quindi sarà sempre più qualitativo, sarà sempre più a basso costo e sostituirà sempre di più, perché parliamoci chiaro, lavorativamente con il lavoro manuale la macchina è migliore dell'essere umano. Questa è una cosa di cui dobbiamo prenderne atto e prendere atto del fatto che la macchina prima o poi ci toglierà il lavoro. Questo non vuol dire che saremo degli schiavi delle macchine, la Terminator oppure
non potremo farci nulla, oppure staremo così a rigirarci i pollici, niente affatto. È studiato che quando una persona è disoccupata per lungo tempo, incomincia a studiare, comincia a mettere in pratica quelli che sono i suoi hobby, e quindi comincia a vivere, essenzialmente. E quindi è un effetto che dovremmo affrontare tutti quanti. Preparare le persone a questa cosa sarebbe già un grandissimo cambiamento, al di là del fatto di affrontare la situazione economica attraverso le nostre iniziative, anzi le nostre, le iniziative open source e creative commons che sono sparse in tutto il mondo, che sono gratuite e che veramente possono aiutare parecchio la vita comune di tutti noi nel quotidiano. Vi ringrazio. Sì, condivido, Vincenzo. Vai, Alessandro. Tanto, io purtroppo vi devo salutare. E niente, tornando al quotidiano e alla pagnotta. E niente, io chiudo soltanto l'intervento, poi vi lascio, sperando veramente che la cosa sia utile, spunto di riflessione, e sperando che qualcun altro poi voglia raccontare la sua storia, ecco. Ringrazio tanto Andrea e ringrazio tutti i presenti. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. Ok, ciao. Tornando un attimo a quello che hai detto sulla eliminazione dei soldi, Vincenzo, io generalmente parto con questa affermazione per, anche per sondare l'attenzione di chi ho in macchina, però poi spiego che eliminare i soldi non sarebbe il primo passo, ma sarebbe l'ultimo, sarebbe la conseguenza di applicare una nuova cultura e applicare soprattutto le nostre conoscenze, le nostre tecnologie, ciò che abbiamo inventato e imparato dalla centinaia di anni. Quindi parto con l'affermazione di eliminare i soldi, però poi quando proseguo il discorso dico sì, eliminare i soldi verrebbe come conseguenza logica dall'applicazione di tutto un processo precedente, insomma applicare e cambiare la cultura, usare le tecnologie che abbiamo a disposizione, dal geotermico all'energia illimitata, al cibo illimitato, la collaborazione con l'open source, con varie altre cose, farebbero sì che i soldi non servirebbe per niente. Sì, vabbè, era solo una mia considerazione, perché avendo esperienza con i vari Teamspeak, diciamo, e anche nel personale, ho constatato che comunque un'affermazione così di botto genera un po' di sgomento nelle persone che non sono molto pratiche di certe tematiche, oppure non hanno studiato determinati meccanismi. Comunque va benissimo, e continuo a ringraziarti, e volevo semplicemente capire un po' come ti muovevi anche nell'esporre le nostre tematiche, e secondo me va più che bene, quindi ti ringrazio ulteriormente. E niente, se abbiamo concluso con Andrea, staccherei la registrazione e saluterei tutti i nostri podcast ascoltatori, se, per così dire. Scusa, credo che andrò anch'io. Vi do la buonanotte in anticipo, però seguo fino all'ultimo. Ok, perfetto. Allora ragazzi, vi saluto e anzi, prima di salutarvi vi leggo la frase di Masma, che ha scritto una cosa giustissima. Infatti, una delle cose che dico sempre è che non vogliamo eliminare soldi per decreto, ma renderli obsoleti attraverso l'affermazione di una nuova cultura. Questo, diciamo, è una frase, un periodo che definisce molto bene il nostro goal principale. E poi ovviamente va dinamato in altre salse, in altri ambiti. Ok ragazzi, allora io chiuderei questo bellissimo podcast del nuovo anno, e vi saluto dicendo che ogni due domeniche alle 21.30 ci sarà un incontro via TeamSpeak, chat, Zeitgeist Italia, per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali. E niente, comunque avrete modo anche alle persone che non hanno partecipato di usufruire dei nostri video, ascoltare il podcast sui vari dispositivi MP3, eccetera. Quindi vi saluto, io sono Vincenzo Barbato e vi auguro un buon proseguimento di settimana e una buona vita. Ciao ragazzi!